Questa sera a Pole Position parleremo del settore illuminazione. Qui con noi per parlarcene do il benvenuto al dottor Luca Meinardi, CEO della Griven di Castel Goffredo. Grazie e benvenuto. Grazie. Allora, partiamo dalla storia di questa azienda, che nasce come tante piccole aziende dalla storia di quattro fratelli che si sono voluti mettere insieme e hanno dato vita a questa azienda che appunto è presente nel settore dell'illuminazione, ma all'inizio era illuminazione per discoteche. Esatto. Diciamo che è una classica piccola eccellenza italiana, quattro fratelli che decidono di fondare questa società, partire con illuminazione per discoteche, locali pubblici nel 1990 e poi nel 94 passano anche all'illuminazione teatrale, fino a quando poi negli anni 2000, inizio anni 2000, con l'avvento del LED, il core business della società si sposta sull'illuminazione architetturale, quindi illuminazione di edifici pubblici, sia storici che moderni, fino al 2015, quando viene venduto parte della società a un gruppo di illuminazione molto più grande, che comprende circa 6 società, e 2019, agosto 2019, viene venduta anche l'ultima parte del gruppo, deciso di dare un'impostazione manageriale meno padronale e quindi di proiettare la società nel mercato, diciamo, dei grandi. E subentra anche lei. E subentro anch'io a fine 2019 per guidare la società in questa evoluzione e prendere questa importante eredità dagli ex proprietari. Poi il settore rimane quello soltanto architetturale e abbandonate quelli precedenti, che sono appunto discoteche e teatri. Quindi adesso cosa fate e qual è il vostro core business? Sì, esatto, abbiamo abbandonato totalmente lo spettacolo, quindi ci siamo dedicati all'illuminazione architetturale e il nostro core business rimane sempre nella luce RGB white, quindi il cambio colore, anche se ci occupiamo di bianco dinamico e di illuminazione bianca e lavoriamo, diciamo, a 360 gradi con i più grossi studi di architettura a livello mondiale e di lighting design a livello mondiale per la realizzazione di quello che è il progetto illuminotecnico di grandi strutture o di importanti edifici. Ecco, a proposito di questo vorrei parlare del mercato, perché voi siete più presenti all'estero in realtà che in Italia. Sì, storicamente la società è molto più presente all'estero perché c'è una cultura differente sulla tipologia di illuminazione, quindi sul cambio colore, molto più forte nell'Estremo Oriente, Medio Oriente, nell'Est Europa e nelle due Americhe rispetto all'Italia e all'Europa occidentale. Tendenza che, con l'aiuto di anche alcuni lighting designer, stiamo cercando di far cambiare, perché effettivamente il cambio colore può dare un valore aggiunto, se progettato e pensato nella maniera corretta, ad alcuni edifici sia storici, come di cui siamo ricchi in Italia, come di edifici moderni, quali ponti, stadi e così via. Quindi certo, poi qui in Italia insomma siamo un po' troppo legati alle tradizioni. Siamo un po' legati alle tradizioni, siamo un po' legati al fatto che probabilmente ci sono stati degli esempi di luce colorata non proprio splendidi e ben pensati, però ci sono degli esperti del settore che la utilizzano con degli ottimi risultati. Quindi pian piano sicuramente questo è un obiettivo che vorrete perseguire. È un nostro obiettivo, creare un po' la cultura del cambio colore nella maniera corretta, quindi quando c'è un pensiero progettuale dietro all'illuminazione colorata si può evidenziare, si può dare molto più valore anche a edifici storici, certo, quali abbiamo noi. E quali sono i punti di forza di Griven? Allora, i nostri punti di forza sono, senza ombra di dubbio, lavorando con architetti e lighting designer e su edifici che sono sempre differenti, la possibilità di customizzare il prodotto in base al progetto, in base a quelle che sono le necessità. L'altro punto di forza di cui siamo molto orgogliosi, e lo sono anche personalmente, è di essere una società davvero made in Italy, quindi noi fondamentalmente anche tutta la parte dell'hardware e del software che sono essenziali per la nostra tipologia di prodotto la sviluppiamo in Italia, direi quasi a chilometro zero. Un altro punto, secondo me molto importante, a cui diamo un grande valore è un approccio più
ecologico e sostenibile dei prodotti e della fabbricazione. Più dei green. Nostri, più green, esatto. Quindi abbiamo già eliminato praticamente tutti i materiali plastici dagli imballaggi, bene. Li stiamo eliminando dagli uffici, dalla gestione di tutti i giorni, quindi abbiamo pannelli solari per produrre la nostra elettricità, non abbiamo emissioni di nessun tipo, quindi diciamo che ci stiamo muovendo step by step per essere il più possibile in questa direzione del rispetto ambientale che reputiamo, non solo io ma anche tutti i miei collaboratori, essenziale. Quindi lo dite e lo fate. Lo diciamo e lo facciamo. E in più ci stiamo impegnando anche per migliorare ancora di più nel futuro. Bene. Per quanto riguarda invece appunto gli obiettivi futuri, so che a 360 gradi volete migliorare. Esatto, la società è ancora una piccola impresa, piccola media impresa italiana e vogliamo giocare con i player più importanti e quindi crescere di fatturato e crescere a livello italiano, come abbiamo detto, ma esatto. Anche a livello internazionale, ma facendolo in un modo direi responsabile e intelligente. Quindi investiamo molto in ricerca e sviluppo proprio perché la tecnologia nella nostra tipologia di prodotti è essenziale ed è molto importante, ma il tutto anche rispettando l'ambiente, cercando di rispettarlo, tanto è vero che a inizio 2021 ci muoveremo anche nella direzione dell'ISO 14001 sull'ecosostenibilità e anche nella 45001 che invece è sulla parte più, diciamo così, etica dei lavoratori all'interno della società. Bene, allora io ringrazio il dottor Luca Minardi, CEO di Griven di Castel Goffredo, grazie per essere stato qui grazie con noi. Grazie a voi per l'invito.